Benvenuti a questo speciale Natale con Radio ABM, che la nostra web radio vuole dedicare a tutti i nostri radioascoltatori, ma anche a chi ci guarda in questo modo, si può dire assolutamente, attraverso la pagina Facebook di Radio ABM, attraverso il canale YouTube dell'associazione Bellonesi nel Mondo. Natale con Radio ABM è questa rubrica natalizia che vuole dare voce e anche volto ai nostri bellonesi sparsi in giro per il mondo, che ci racconteranno come festeggiano il Natale, il Capodanno, magari con un legame diretto anche con le tradizioni bellunesi, nel nostro caso venete o comunque italiane. Oggi siamo in collegamento direttamente Belluno Brasile Iomerè con Yuri Piccoli, che è presidente anche della famiglia bellunese di Iomerè. Quindi diamo il benvenuto a Yuri, grazie mille di essere qui con noi all'interno di questo spazio natalizio che Radio ABM vuole offrire a tutti i suoi radioascoltatori. Benvenuto Yuri. Ciao Marco, ciao. Un saluto speciale ai nostri amici di Lamon, che è il nostro paese fratello di Iomerè e soprattutto di tutti quelli che chi non senti da tutta la parte del mondo e che c'è nel cuore un po' della zona di Belluno in Italia. Le tradizioni bellunesi vanno dappertutto il mondo. Yuri, hai fatto bene a dire questo legame che c'è tra la comunità di Iomerè e la comunità di Lamon. Si doveva siglare il gemellaggio nel 2021, poi ovviamente questa pandemia ha rallentato un po' la parte operativa, ma di certo non ha rallentato la voglia di siglare questo gemellaggio che si farà, si svolgerà nell'arco del 2022 e di certo dedicheremo una puntata speciale proprio a questo gemellaggio tra il comune di Iomerè e il comune di Lamon, un gemellaggio voluto proprio per siglare questo legame secolare tra queste due comunità distanti da una parte all'altra dell'Oceano Atlantico. Ma Yuri, proprio questo legame, siamo nel periodo di Natale, che cosa vi lega quindi con Belluno? Cosa fate? C'è nella celebrazione del Natale a Iomerè qualcosa che ci conduce a Belluno, al Veneto o comunque all'Italia? Bene, Marco, noi il Natale di Brasile è l'opposto diverso di Natale in Italia quando si parla rispetto delle stazioni dell'anno. E voi adesso, al momento, fra qualche minuto fa mi faceva vedere dalla finestra del tuo studio che c'è 30 centimetri di neve. Io qui invece sono un bel sol caldo, nei momenti opposti siamo i giorni caldi di Brasile e l'estate e l'inverno. Allora, però. Da noi prendiamo l'albero per fare l'albero di Natale e come non abbiamo neve in quel momento, io da bambino si metteva di sopra pezzettini di cotone per fare sembrare la neve che esistono in questo momento in Italia, però no in Brasile. Allora, non si può da noi pensare un Natale in che le nostre tradizioni non sia di quel momento dell'albero pieno, di fare finta, di ricordare il Natale. Io pure quando bambino non sapevo perché si doveva mettere i pezzettini di algodone di sopra l'albero, perché tutti quanti facevano. Poi ho capito che era una forma dei nostri antenati ricordarsi di quel momento che è in casa vostra, nel suo cuore. L'albero era pieno di neve. Allora, pure la vestita del Babbo Natale, che qui è uguale in Italia, è una vestita di freddo. Non è mica che il Babbo Natale nostro viene con la maglietta e gli occhiali neri, niente di quello, gli occhiali di sole. Il nostro Babbo Natale viene vestito per il freddo. Allora, le tradizioni sono la stessa. Tutto questo si fa portare le vecchie tradizioni, eppure nel primo dell'anno, dopo le bambini tutti alla mattina qui vanno in giro, andavano in giro, e qualcuno ancora va a desiderare a tutti il buon principio dell'anno. Eppure non è che si parlano, io sto facendo la traduzione di quello che si dice, no, si parla pure nel dialetto. È il buon principio dell'anno, arrivano poi i pivecci. Allora è una roba, è ancora bellissimo. Nella famiglia della mia mamma era fatto così, e in quel momento si guadagnava o un cioccolato oppure qualche monetina.
è una tradizione che è venuta con i nostri antenati italiani e è ancora qui con noi. Allora è una roba bellissima. Yuri, sicuramente fa parte della tradizione anche la cucina. Per esempio, raccontaci un po' come festeggiate con i vostri piatti il Santo Natale. Guarda Marco, da noi c'è una cosa che è impossibile, ossia nella notte, ossia nel giorno di Natale, la notte che antecede la sera di Natale, la cena di Natale, oppure nel pranzo del giorno di Natale, sicuramente quasi dappertutto si troverà la polentina. La nostra polenta non si è mai dimenticata, perché va bene con tutti i nostri piatti. I nostri piatti sono ancora, non è che c'è un legame, è direttamente attaccato alla cultura italiana, perché la nonna non sa mangiare se non c'è la polenta insieme. Pure quello che si fa come carne, si fa la carne di maiale, si fa una carne, non so come fare la traduzione, ma di... Da noi si dice Piru, adesso non mi ricordo la traduzione proprio, però è una roba secolare che si fa, pure i grani che si fanno, perché c'è tutta una tradizione di mangiare quello il primo giorno dell'anno, oppure il giorno di Natale, c'è tutto un legame molto speciale. Da noi c'è le frutte di stagione, le uve che si mangia in quel momento, le noci, le castagne che si mangiano in quel momento speciale della notte di Natale. Poi c'è sempre i regali sotto l'albero. Allora è tutto pieno di significato e che si è portato da una maniera o da un'altra dei nostri antenati italiani. E Yuri, c'è anche qualche filastrocca magari che è cantata in dialetto veneto, in dialetto bellunese, o comunque filastrocche che richiamano anche la nostra lingua, la tua lingua ovviamente, anche l'italiano? C'è tante canzoni italiane che si cantano in quel momento di Natale, pure alla messa che si fanno, alla messa del gallo che si fanno alla notte, c'è tutta una tradizione che si fa la processione, si cantano lì, poi fuori della chiesa, poi a casa. È ancora normale, e ripeto, c'è canzoni che parlano rispetto della neve, del freddo, di questo, di quello, e che noi qui non siamo quella realtà, però li teniamo perché tiene la tradizione. Io ripeto, non è che mi ricordo, che non capivo perché si parlava rispetto di questo, però adesso si capisce perché è una cosa di tradizione, altro che a rispetto dall'estazione dell'estate brasiliano, assolutamente caldo, ma tiene caldo il cuore ricordare i momenti dei nostri antenati che portavano questo al cuore da dove erano venuti. Yuri, dato che appunto prima ci raccontavi che era una cosa, diciamo così, spontanea vedere appunto il Natale con i fiocchi di cotone bianco, certi cibi che non riguardano prettamente il Brasile, ma hai mai chiesto magari a tua nonna o tuo papà il significato anche di tutto questo? Io credo che pure loro, sì, quando erano già adulti sapevano, ma quando i bambini li facevano pure loro per una intuizione. E dopo, quando è venuto un po' più vecchio, ho capito praticamente da solo, poi di un po' più vecchio, mettiamo pezzettini di cotone, perché a un momento fa la tradizione è venuta di Europa e là in questo momento c'è la neve. Non è che si può prendere una pianta del giardino e fare questo e diventare uguale. Non c'è significato, è molto pieno. Pure quando si fa il presepio di Natale, che c'è il Gesù bambino, c'è tutto quello lì, si tiene caldo, si fa quella piccola costruzione, perché sembra che se fosse diverso dovevano stare uno lontano di altro perché è troppo caldo, ma come è quello lì, c'è questa tradizione, si tiene lì, c'è tutta la spiegazione che era difficile perché era freddo al momento di nascita di Gesù. Allora c'è tutto questo molto, molto pieno di significato e si fa prima di tutto come intuizione, perché questo io ti posso dire che c'è il DNA di Belluno d'Italia che viene quando siamo così, poi c'è quello che si sente sempre, si fa e continuerà a farsi così per generazioni, perché è bello, perché piace, perché tiene questi sentimenti. E poi quando la nonna, che è il mio caso, la mia nonna, le due nonne sono morte, allora si fa per ricordare la nonna.
la tradizione della nonna. La nonna non faceva più, però la nonna non c'è più, ma quando si fa si ricorda della nonna e di una maniera automatica si ricorda quelli affari che è venuto d'Italia. C'è invece, diciamo, un dolce tradizionale brasiliano magari che mangiate proprio in occasione del Natale o del Capodanno? Perché anche il bello è che dopo c'è questa fusione anche di culture e di cucine, quindi in questo caso anche capire qual è il vostro dolce, per esempio, nel periodo del Natale comunque. Guarda, soprattutto che si dice tanto e che se una volta si mangiava le noci, le castagne, queste cose, solo il giorno di Natale. Prima di tutto perché era costoso acquistarli, comprarli non era che si trovava dappertutto. Oggi non è vero, oggi si trova dappertutto, però mi ricordo tanto che nelle vespere di Natale si voleva mangiare quelle. No, quelle per stanotte, dopo per domani, era una cosa... Allora, ogni volta che prendo le castagne, che prendo le mandorle, che prendo quelle, quando si mangia si può dire che c'è il sapore di Natale. Allora, è una tradizione molto particolare che in quei giorni si mangia quelle cose lì. E diciamo invece, tu parlavi prima della polentina, e un altro piatto invece tipico proprio del Natale che si mangia insieme, penso che anche voi a Natale vi troviate con i familiari, con i parenti tutti insieme. Qual è anche il primo e il secondo tipico, insomma, del vostro Natale? In questi giorni di pandemia non è facile trovare la tavola piena, pure qui. Da noi in questo momento stiamo un po' più tranquillo perché ancora qui non è arrivata sta quarta ondata, però sappiamo che l'anno prossimo avremo ancora qualcosina in questo senso. Però guarda, in questi momenti, Marco, si può dire che italiani, i discendenti di italiani fanno una tavola piena di tutto quello che ti puoi immaginare. Perché quello momento di festa, e ti spiego così, quelli che erano arrivati 100, 200 anni fa qui in Brasile non avevano niente da mangiare, era una situazione molto difficile, e oggi quelle discendenti di quegli migranti italiani che sono qui hanno di una maniera particolare o quasi tutti riuscito a stare bene nella vita. Dopo lavorare come bestie per anni e anni e anni, c'è una particolarità che quando si guarda rispetto al sud di Brasile, che le persone morivano giovani, 40, 50, 60, 60 anni erano, si parlava già di una persona vecchia. Perché? Perché lavoravano assolutamente tutto l'anno, di sole a sole, di dicembre a dicembre, e per avere qualcosa, per vincere nella vita, come si diceva, oppure per far l'America, che è un'espressione che in Italia si sente tanto, che fulano è andato a far l'America. Infatti sono riuscito a fare l'America. Allora, quello momento, dove venivano, prendevano il treno, venivano uno di qua, veniva uno di là, quando erano lì, era il momento massimo di festa, sempre, assolutamente sempre avanzava il cibo. Era sempre una roba incredibile, perché se avevano i polli da mangiare, se avevano i maiali da mangiare, se avevano le mucche, tutto quello che c'era, il formaggio, salame, quello che si può immaginare in quel momento era di sopra tavola, una cosa incredibile e che non si sapeva perché si capiva che quando non aveva niente, allora quello lì era poter fare un'autoaffirmazione a se stesso di che erano riusciti a fare l'America, che potevano avere una tavola piena di cibo. Perché mi ricordo tanto di aver conosciuto ancora i migranti che venivano di Lamon a abitare in Brasile, soprattutto io merei per la costruzione della chiesa, che raccontavano che al Natale era così freddo e non aveva neanche il legno per far fuoco, che andavano a prendere qualche pezzettini, qualcosa per fare il fuoco in quel momento della notte, per avere qualche riscaldamento minimo, con 50-60 metri di neve, e dovevano sopravvivere. Allora, quelle persone, quando erano qui e avevano questa possibilità, perché erano fatto l'America, allora, e questo, la mia infanzia è stata piena di questo. E poi, Marco, impressionante, perché mi ricordo queste due notti in particolare, la notte di Natale e la notte del Capodanno, erano feste che arrivavano alle 5 mattina.
perché se prendeva uno, poi al momento della cena arrivavano uno nella casa di altri cantando, facendo le vecchie canzoni italiane, uno prendeva, andavano una casa di altri e alla fine erano tutti insieme in una casa sola cantando, bevendo pure il vino, che il vino non si separa, il vino della tradizione italiana, e diventava una festa così meravigliosa, uno qualche ubriaco, uno che cantava di più, uno che cantava di meno, e poi la notte veniva il caffè, la mattina era una festa che... questo quando ti parlo ancora, perché questa festa così mi manca oggi per conto della pandemia, e perché anzi qualche persona di quelle sono andate su. Allora, ma mi ricordo così benissimo di questi momenti, di queste delle canzoni che si cantava, e non erano mica solo canzoni di Natale. In quel momento arrivava tutte le canzoni della zona di Belluno, perché erano nel cuore e volevano ricordare un po' di casa. Come erano tutti insieme, allora veniva un sacco di quelle canzoni che non... Sì, io quando avevo qualche canzone che cantava, conosco questa, anche quella, quell'altra, perché sono parte della mia vita. Ma no, Yuri, un bel messaggio quello che ci hai dato. Giustamente adesso in questo momento di pandemia è un po' tutto bloccato, ormai sono anche 2 anni, iniziano a essere pesanti, ma ci auguriamo davvero che il 2023 possa essere davvero un anno nuovo, anche per poter tornare a fare queste feste che ci hai descritto, per stare su al mattino alle 4, alle 5 del mattino per fare festa e stare insieme e in compagnia. Yuri, dobbiamo essere ovviamente positivi, anche se il momento ovviamente è un po' difficile dovuto a questa pandemia. Un messaggio per salutarci che vuoi mandare a tutti i nostri bellunesi nel mondo proprio in questo periodo che riguarda il Natale, e ovviamente ormai siamo prossimi al 2022. Un messaggio di buon augurio che parte da Yume Re, da Yuri, e che va in tutto il mondo. Prego, Yuri. Marco, soprattutto io, mi piace tanto sentire quando parliamo che siamo una grande famiglia, la famiglia bellunesi in tutto il mondo. E c'è una cosa per me che è molto importante, quasi più importante che quando si parla rispetto della nascita di Gesù, è il rispetto del sentimento familiare. Parlo del sentimento di cuore, di quello che si può, quando si sente che c'è una famiglia vicino a te, che sia vicino o lontani, ma non siamo mai soli. E questo assolutamente è lo spirito di Natale, soprattutto in questo momento. E voglio parlare per quelle persone che in questo momento che mi sentono, che mi guardano a parlare. Può essere che sia chiuso nel suo piccolo appartamento, può essere che sia nella sua casa, con la sua famiglia, con i nonni, con i figli. Ricordati, non siamo soli. Siamo distanti temporariamente, però siamo una grande famiglia, la famiglia bellunesi nel mondo. Questo sentimento familiare, di affetto, di accoglienza familiare, è questo che desidero a tutto il mondo, perché è questo che siamo, una grande famiglia che stanno in tutto il mondo, che partono da quel pezzettino d'Italia, Belluno. Un saluto a tutti, un grande abbraccio della famiglia bellunesi di Yume Re per voi. Signori, davvero un sentimento che condividiamo al 100%, tant'è vero che anche il motto dell'Associazione Bellunesi Mondo è vicini, lontani, mai soli. C'è bisogno di famiglia, c'è bisogno di stare insieme ancora di più in questo momento, quindi davvero condividiamo appieno il tuo pensiero, il tuo messaggio che hai lanciato a tutti i radioascoltatori di Radio ABM, a tutti gli associati dell'Associazione Bellunesi Mondo, di chi in questo momento ci sta ascoltando e ci sta guardando. Termina quindi questa puntata di Natale con Radio ABM. Abbiamo avuto come graditissimo ospite Yuri Piccoli, presidente della famiglia bellunese di Yume Re. Siamo in Brasile, ma di certo avremo modo di incontrarlo personalmente il prossimo anno per siglare finalmente anche questo gemellaggio tra il comune di Yume Re e il comune di Lamon. Quindi ti rivedremo molto presto. Grazie ancora, Yuri. Buon Natale e buon anno a te, a tutta la tua famiglia personale e alla famiglia bellunese di Yume Re. Grazie ancora. Noi ci rivediamo e ci risentiremo la prossima settimana con una nuova puntata di Natale con Radio ABM. Grazie ancora, Yuri.